Cioè non è più magro a Capodanno, almeno nelle previsioni di addetti ai lavori e Federconsumatori. Circa l'80% infatti degli italiani lo trascorrerà fra le mura domestiche, con una spesa media in diminuzione del 3%. In totale spenderemo poco più di 2 miliardi di euro, quasi 300 milioni in meno rispetto al 2011. Federconsumatori, tra l'altro, osserva come il tradizionale cenone di Capodanno costerà quest'anno il 4% in più rispetto ad un anno fa, e tra salmone, lenticchie e cotechino i prezzi sono in rialzo e la spesa per il classico menù sarà di circa 38 euro a persona. E se al brindisi di fine anno non si rinuncia facilmente, la parola d'ordine sarà sempre quella, ossia risparmiare. Per questo circa 90 milioni di tappi saranno pronti a saltare. Nulla toglie allo stesso tempo il fatto che il Natale appena trascorso sarà ricordato come il peggiore degli ultimi anni sul fronte dei consumi.